posso dire che essere contento e soddisfatto del lavoro che i ragazzi insieme allo staff abbiamo fatto, con tutto l'ambiente qua Poggio degli Ulivi, perché io metto sempre tutti. È stato difficile, è stato anche un po' complicato riprendere, riattivare una macchina, ma poi piano piano la macchina da fredda comincia a diventare calda. Adesso non ci sono più, diciamo, scuse. Adesso dobbiamo solo, far andare questa macchina al meglio possibile. Io ho cercato insieme a di prepararla al massimo, questa macchina. Però ovviamente, domani sarà il primo test e capiremo in che condizioni siamo. Sappiamo che ci saranno dei deficit, ma per una questione fisiologica e quindi scientifica, quando non hai un grande minutaggio nelle gambe e non fai tante partite prima di iniziare, ovviamente sarai un pochettino indietro, ma riusciremo, ecco, secondo me, a entrare, ecco, in forma attraverso le partite. Non ho provato né il 4-4-1-1, né il 4-3-3, né il 4-2-3-1. Io ho provato i giocatori in campo e non mi soffermo molto sul modulo, ma mi sono soffermato e ho osservato solo la condizione dei miei giocatori. E in base a come poi affronteremo la partita domani, durante la gara, ci saranno, credo, tutti i moduli. Quindi sia 4-3-3, sia 4-4-2, a volte, quando non c'è la palla, quando ce l'hai. Cioè, dipende molto dall'avversario e dipende molto dal pallone. Balzano, io credo che non sarà mai pronto se non inizia a giocare, e quindi questo è il mio concetto. Cioè, un giocatore, se non gioca, non è mai pronto. Quindi prima lo mettiamo in campo, perché noi sappiamo l'importanza di questo giocatore per esperienza, per caratteristiche, per carisma. Io punto molto su questi giocatori, soprattutto in questo momento particolare dove c'è bisogno di tirare fuori, ecco, tutto quello che l'esperienza e il carisma di un giocatore, quindi cercherò di sfruttare al massimo quello che sono le mie risorse. Per Palmiero, ovviamente, lui è unico in quelle caratteristiche, come dicevi bene tu. Quindi, sì, in base a quello, valuterò anche l'insieme del centrocampo, come farlo rendere al massimo. È una scelta, a volte io lavoro sulle caratteristiche, quindi. Sono d'accordo con te che l'assenza di Palmiero determina poi le altre scelte. Sereno, sempre, ma teso. Cioè, nel senso, tutte e due. Sono sereno, sì, perché comunque la partita di calcio è bello. Purtroppo non ci saranno i tifosi, che è la cosa che mi dispiace tantissimo, perché il calcio sono i tifosi. Però c'è da fare questo percorso, lo faremo con tanta gioia e tanta passione lo stesso, però teso perché, diciamo, concentrato, perché sto lì a focalizzarmi sull'obiettivo, che è quello che è domani, perché domani è il nostro obiettivo, domani è una grande opportunità, come le altre 9, quindi sono 10 grandi opportunità che abbiamo per poter dimostrare di amare questa maglia. Lo puoi immaginare il piano tattico, perché ogni allenatore ce l'ha, però quello devi mettere nel contesto e capire che cosa accade. Se tu dici ok, loro sono bravi lì, sono meno bravi lì, loro diranno di noi la stessa cosa, poi devi capire come risponde la tua squadra sulle situazioni in campo.